chiesa oggi nello spazio dedicato ai giovani. Pietro è venuto a trovare Donato e allora in questa puntata non potevamo che parlare di questa storica giornata, Benedetto XVI che ha incontrato la diocesi di Arezzo col Cortone Sansepolcro. E allora faremo un bilancio di questo evento memorabile insieme a due ospiti che sono in studio qui con noi, Fabrizio Berbieri, benvenuto e grazie per aver invitato il nostro invito. Ricordiamo Fabrizio è della FUCI di Arezzo. E Samuele Biagianti invece di Cortone, quindi della pastorale giovanile. E allora ragazzi, diteci un po', Fabrizio, cominciamo con te, un bilancio, com'è stata questa giornata, quali le emozioni più forti? Beh, la giornata è stata bellissima e anche molto faticosa, visto che l'ho vissuta anche dal punto di vista organizzativo. Il bilancio sicuramente è molto positivo, le emozioni fortissime, e siamo tutti molto carichi per iniziare questa seconda parte dell'anno con negli occhi e nel cuore ancora le parole del Papa. Un'immagine, qual è la cosa che ti è rimasta più impressa, che proprio ti rimarrà nel cuore? L'immagine che mi è rimasta più impressa sicuramente è stata quando ho letto sul palco la seconda lettura. Sono stato a contatto con il Santo Padre e vedere le persone davanti a me annunciare la parola di Dio è un'emozione che mi porterò per sempre nel cuore. Ricordiamolo, c'erano migliaia e migliaia di persone, quindi immaginiamo le emozioni di quel momento. Samuele, tu invece eri con un gruppo di Cortona, Sì, dicevamo. Quanti eravate? eravamo 20-25 ragazzi. Che siamo arrivati il giorno prima, nel pomeriggio, ci hanno accolto in seminario e siamo rimasti per la veglia la sera e la mattina dopo abbiamo accolto il Papa. Ecco, lì in quel momento, proprio nel momento della celebrazione, quali Sì. compiti svolgevate? Eravate lì con dei ragazzi più piccoli? Sì, il nostro gruppo era composto appunto da ragazzi più grandi e abbiamo accompagnato anche ragazzi più piccoli e quindi il compito era quello di fare festa al Papa, questo era Estremamente quello che ci eravamo detti, importante. sì. E è stato bello. Poi io non ho potuto partecipare, cioè non sono stato insieme agli altri ragazzi del mio gruppo, perché mi è capitata una bella occasione quella di Non ricevere. anticipare No, niente, no, poi non ne anticipo, parleremo va nella seconda parte, un bene. passo alla volta, Però ero quindi un'altra parte, non teniamo tutti i segreti insieme. Ma allora io so, Samuele, che tu eri presente alla veglia però della sera va bene. Sì. precedente. E allora ne parleremo tra poco perché andiamo adesso a vedere un servizio nel quale proprio ripercorriamo i momenti, le emozioni della sera precedente. Vediamo. Come sta andando questa attesa del Santo Padre? Bene, direi che stasera stiamo dando un bel segnale, insomma, sono arrivati qui a San Michele 1200 giovani da tutta la diocesi per vegliare insieme al nostro vescovo in attesa del Papa e quindi direi che sta andando bene, insomma, siamo ferventi. Come siete organizzati e soprattutto qual è stato il momento più significativo di questa veglia? Siamo organizzati in due locazioni, diciamo. Dormiamo un pochi al seminario e gli altri sono nella chiesa di San Domenico. E questa veglia è stata un momento toccante, insomma, e soprattutto il momento della colletta per i poveri e comunque anche le riflessioni sulla figura di Pietro è stato tutto veramente bello. Che cosa ti aspetti dalla giornata di domani a livello personale? Io credo a livello emozionale più che insomma, avere il Santo Padre nella propria terra, viene la figura più grande della nostra Chiesa, viene a farci visita, è un onore e cercheremo insieme a Lui di pregare il Signore, che alla fine quello è il centro. Inizialmente è stato un'emozione forte incontrare il Papa in GMG, quindi comunque fare un viaggio importante per incontrare una persona importante può essere un punto di riferimento per i giovani, ma anche per persone più adulte che magari incontrano la fede più tardi. E ritrovarsi in questa occasione, però più vicino a casa, è come sentire il Papa come una persona molto più vicina, a livello non solo fisico, ma anche comunque interiore. Francesca, tantissimi giovani riuniti qui a San Michele in attesa del Santo Padre, com'è il clima? Il clima è veramente, si sente l'attesa del Santo Padre, un clima di raccoglimento, di silenzio e veramente si respira questa attesa che ormai da giorni ci sta sempre più invadendo il nostro corpo e stasera veramente si sta sentendo l'arrivo del Santo Padre.
Ecco, anche il momento della veglia in sé, come è andato? Qual è stata la cosa più significativa per te? Come l'hai vissuta? Stasera è stata veramente molto significativa l'adorazione, un'adorazione che ci ha ricordato tantissimo i momenti che abbiamo vissuto a Madrid alla giornata mondiale della gioventù. A Madrid c'era un clima veramente molto, molto difficile perché iniziò a piovere, ci fu una forte pioggia, ma un clima che veramente nonostante le difficoltà riuscimmo a vivere in maniera meravigliosa, e stasera l'abbiamo potuto rivivere qui insieme e nella speranza che anche questa sera sia questa notte che vivremo in attesa del Santo Padre ci porterà a quell'incontro che abbiamo visto tanto a Madrid tutti insieme. Ecco, nell'immagine abbiamo visto quanti giovani sono accorsi da ogni parte della diocesi per questo evento un po' speciale. E c'era sicuramente il nostro Samuele. Samuele, sì. Raccontaci un po', Samuele, com'è andata? Quali emozioni? Com'è proprio stata la serata? Come si è svolta? Allora, la veglia è molto emozionante. È stato bello però anche proprio l'arrivo, perché ci ha fatto rivivere un po' quello che abbiamo vissuto la GMG, no? Trovarci insieme, tanti giovani, essere accolti da un altro gruppo di giovani. E noi siamo arrivati alle 6:30 nel pomeriggio, abbiamo fatto la scalata dal parcheggio fino al Cimarezzo, perché il parcheggio era lontano, e subito ci hanno accolto in seminario, perché il nostro gruppo era in seminario. E già arrivati divisi, vero? Un po' di giovani nel sì, seminario. Eravamo nel seminario noi 150 più o un meno. Un bel numero, sì. Infatti, una sistemazione. Un po' spartana, come la GMG. E invece i gruppi del Val d'Arno, di altre zone della diocesi, erano sistemate. Qui a San Domenico c'era un bel gruppo di sì, giovani. Qui non so quanti erano. E quindi insomma dislocati in varie aree. Sì. E poi appunto ci hanno indicato dove sistemarci. Abbiamo usato le aule del seminario e poi riempite quelle, siamo sistemati nei corridoi davanti, cioè dove c'era spazio, insomma. Perché alla fine avevamo i nostri sacchi a pelo. E insomma i materassini per dormire, quindi abbiamo dormito un po' per terra praticamente. E per mangiare, per lavarvi, raccontaci anche qualche particolare logistico. Per lavarci bellissimo, perché è tornata il cosa principale della GMG, cioè le file al bagno, immancabili. E quindi appunto anche lì i bagni erano pochi, quindi le file c'erano. E per mangiare invece abbiamo fatto al sacco, ognuno portava qualcosa. Vi siete un po' arrangiati. Sì, poi appunto... Del nostro gruppo un ragazzo aveva portato un dolce e quindi abbiamo condiviso quello la sera, è stato bello perché... Quindi la bellezza della condivisione, vera, del fare comunità a tutti i livelli. Dopodiché, ecco, dopo cena intorno alle 21 vi siete recati a San Michele, giusto? Sì, alle 21 è cominciata la processione da San Domenico, è venuta su al seminario e poi siamo diretti tutti insieme a San Michele e appunto passando in mezzo alle strade di Arezzo per il corso. C'erano anche altri ragazzi che guardavano. Come hanno accolto la vostra presenza? A volte prendevano in giro un pochino, oppure tante volte erano curiosi, chiedevano. Però comunque non è che insultavano o scappavano, era comunque una cosa interessante anche per loro. Si vedeva che erano interessati, solo che non sono abituati, ecco, magari a far parte della Chiesa o... Queste Fabrizio, tu ce l'hai fatta fare un salto la veglia? Ricordiamolo, tu eri anche nell'organizzazione, quindi moltissimi impegni. Sei riuscito a essere presente? Purtroppo no, quella sera non sono riuscito, anche se tornando a casa con l'arcivescovo abbiamo incontrato i ragazzi che uscivano dalla chiesa, andavano a sistemarsi nei vari posti dove andavano a dormire. Abbiamo incontrato soprattutto i ragazzi che si stavano trasferendo a San Domenico per riposare la notte, erano molto molto entusiasti, questo lo posso dire. Ecco Samuele, il momento più bello di questa veglia qual è stato? Il momento più bello, sicuramente i momenti più belli quelli delle letture e delle riflessioni. Su Pietro, ricordiamolo. Su Pietro, sì. Su veramente le letture della lettera di Pietro molto belle mi sono rimaste. E poi a questo è seguito un periodo di un momento di adorazione. Anche quello bello, più personale. Però ecco, se ci devo dire una cosa che mi è piaciuta di più, soprattutto questo momento di lettura,
e di riflessione anche guidata da Don Danilo, dai vari, Gli diciamo, sì, animatori. dagli Ecco, animatori della preghiera. tutto questo per prepararvi ovviamente alla mattina successiva. Com'è andato poi questo risveglio? Tu, Fabrizio, la mattina a che ora ti sei svegliato? Quali erano le emozioni, le sensazioni? Prestissimo, Sono svegliato che erano le 5:50. quindi. Prestissimo, sì. È iniziato subito un turbinio di movimenti e di sensazioni e di emozioni che hanno anticipato l'arrivo del Santo Padre e occupazioni molto tecniche, diciamo così, anche per quanto riguarda la preparazione, per esempio, ne dico una, delle colazioni nelle sacrestie dove poi si sarebbero cambiati sia il Papa che il suo seguito e tante altre piccole cose come l'accoglienza, per esempio, dei vescovi che mano a mano stavano arrivando sotto il vescovado e tutta questa serie di lavori molto delicati che quella mattina mi hanno fatto stare un po' in ansia prima dell'arrivo del Papa. Questo è il dietro alle quinte, che di solito non ci si pensa, però in realtà questi piccoli tasselli poi formano quel bellissimo mosaico di cui tutti hanno potuto godere poi la domenica successiva. Ecco, tu Samuele, invece quella mattina vi siete preparati tutti insieme e poi verso che ora vi siete recati al prato? Siamo partiti per le 7:30, prima verso comunque prima delle 8, perché già cominciava ad arrivare gente da Arezzo, si vedeva gente salire e quindi anche noi abbiamo cercato di sbrigarci. Ecco, perché proprio era l'orario nel quale arrivavano i treni dei fedeli. E allora ti interrompo un attimo, Samuele, perché noi c'eravamo, c'era per noi Riccardo Ciccarelli che è andato a riprendere proprio questi fedeli, allora arrivo alla stazione di Arezzo. Vediamo. Sono molto contento che il Papa venga a trovare i giovani di Arezzo e sono contento per la manifestazione, vedo che ci sono molti giovani, insomma, si respira un bel clima, insomma. È appena iniziata una giornata intensa, tutto a posto per il momento. Per il momento sì, tutto a posto. Abbiamo già cominciato a incanalare tutti quanti ai propri accessi. È stata ben organizzata. Una grande emozione anche vedere tutti i giovani che ancora cercano la fede cristiana. Questo è sicuramente un grande valore che ancora la nostra società può esprimere, secondo me. E come mai da Roma sei venuto proprio ad Arezzo per vedere il Santo Padre? Ma il Papa insomma si segue ovunque. Avete degli strumenti musicali? Animerete quindi questa importante visita del Santo Padre? Sì, abbiamo già suonato, abbiamo fatto l'apertura, abbiamo fatto i nostri ritmi che si basano sul brasiliano, perché sono percussioni brasiliane. È bello, è stato bello. Una grande giornata, quali sono le sensazioni e le emozioni? Molta ansia, indubbiamente, perché comunque tantissime persone, però bello, è una bella emozione. Bene, allora abbiamo visto i fedeli accompagnati da tanti volontari. Ecco, allora parliamo proprio di questo. L'organizzazione, abbiamo detto, era complessa, tu Fabrizio ne hai fatto parte. Raccontaci un po' alcuni dettagli che magari non si conoscono, qualche curiosità. L'organizzazione ha funzionato creando un comitato organizzativo, naturalmente. Abbiamo lavorato dall'inizio dell'anno praticamente fino al giorno prima, e il giorno stesso, anzi. Il comitato era formato da varie persone che si occupavano di vari settori, c'era il comitato tecnico per il palco, c'era qualcuno che si occupava dei rapporti con le istituzioni, degli inviti, qualcuno dei rapporti con il vescovo, una macchina che alla fine ha funzionato alla perfezione perché per fortuna siamo riusciti a comunicare, a viverla tutti insieme, ecco. Ecco, tu personalmente di cosa ti sei occupato in questi mesi? C'è In questi mesi mi sono. qualcosa che hai curato di più da vicino? Allora, la cosa che ho curato di più, e mi piace dirlo, è stato il seguito papale, le auto che hanno fatto il seguito papale. Mi piace dirlo perché ho coinvolto 7 giovani della pastorale giovanile della mia età, che hanno potuto quindi fare un'esperienza molto bella, sono stati a stretto contatto con il pontefice ed è stato un modo anche per promuovere dei ragazzi in un momento così bello e straordinario. Assolutamente. Ecco, invece Samuele ha avuto l'opportunità di vivere un momento tutto particolare proprio durante la celebrazione eucaristica. Raccontaci, Samuele.
Sì, perché mi è stata data l'opportunità di ricevere la comunione direttamente dal Papa. E è stato bello perché mi è stato comunicato 2 giorni prima, mi ha chiamato per telefono Monsignor Dallara, il vicario del Vescovo, e mi ha detto: "Senti, te sei Samuele?" Sì. Perché, senti, sarai uno di quelli che riceverà la comunione dal Papa, perché siccome il Papa a una certa età non potrà dare la comunione a tanti, ci saranno insomma una 30ina di persone che la riceveranno. Tu sei uno di quelli. Volevamo che ci fosse qualche giovane, saresti te, insomma. Come hai reagito? Non ero l'unico giovane, insomma, sarà in tanti. All'inizio, cioè, non mi sono reso conto, era, si dico, va bene. Però sono stato contento perché è un'occasione che non ricapiterà e quindi è stato bello. Dal punto di vista spirituale, quanto è importante questo incontro, questo arrivo nella nostra terra di Pietro? Dal punto di vista spirituale, sì, per me è stato importante perché mi ha fatto prendere coscienza di magari una fede più forte, sapere che quello è il successore di Pietro. Viene qui per noi, cioè appunto come era scritto negli Atti degli Apostoli, insomma, per confermare anche la fede delle varie comunità e ricevere appunto da lui il corpo di Gesù mi ha dato una bella emozione, insomma. Sì. Quindi una bella carica. Sì, sì. Ci sono stati però anche altri momenti particolari durante questa celebrazione, allora siamo andati a catturarli, rivediamoli insieme. Anche ad Arezzo, come sempre, tanta l'attenzione di Benedetto XVI nei confronti dei più deboli, dei bambini e di quanti soffrono. Al suo arrivo allo stadio comunale è stato accolto da 4 paggetti del Saracino vestiti con i colori dei quartieri. Alla celebrazione eucaristica che ha presieduto al Prato poi erano centinaia le famiglie presenti, ma tantissimi anche gli anziani e i disabili, accompagnati dagli oltre 400 volontari presenti. Significativa ed emozionante la prima lettura che è stata fatta da Laura Gentilini, una non vedente che ha letto un passo dagli Atti degli Apostoli in Braille. Sia prima sia dopo la messa, inoltre, il pontefice ha ospitato nella Papa Mobile ben 2 neonati che ha baciato e benedetto. E sempre 2 bambini hanno cantato per Benedetto XVI mentre si è raccolto in preghiera nella Cappella della Madonna del Conforto in Cattedrale. Giada Santucci e Matteo Savini, di 13 anni. E dopo l'orazione privata il pontefice si è alzato e, estasiato dalla loro voce, ha voluto ringraziare personalmente i 2 ragazzi, consegnandogli anche un piccolo dono. Nel contesto della Chiesa in Italia, impegnata in questo decennio sul tema dell'educazione, dobbiamo chiederci, soprattutto nella regione che è patria del Rinascimento, quale visione dell'uomo siamo in grado di proporre alle nuove generazioni? La parola di Dio che abbiamo ascoltato è un forte invito a vivere l'amore di Dio verso tutti, e la cultura di queste terre ha, tra i suoi valori distintivi, la solidarietà, l'attenzione ai più deboli, il rispetto della dignità di ciascuno. Testimoniare l'amore di Dio nell'attenzione agli ultimi si coniuga anche con la difesa della vita, dal suo primo sorgere al suo termine naturale. Nella vostra regione, l'assicurare a tutti dignità, salute e diritti fondamentali viene giustamente sentito come un bene irrinunciabile. La difesa della famiglia attraverso leggi giuste e capaci di tutelare anche i più deboli costituisca sempre un punto importante per mantenere un tessuto sociale solido e offrire prospettive di speranza per il futuro. Ecco, il Santo Padre ha proprio espresso questo desiderio e questa esortazione di manifestare l'amore di Dio anche attraverso l'attenzione agli ultimi. Una cosa che sicuramente voi nella vostra esperienza di educatori, nella vostra esperienza anche di comunità, probabilmente vivrete. Aiutateci a capire un po' come avete accolto questo messaggio. Tu, Samuele, anche come lo vivi nella tua realtà, nella tua esperienza quotidiana?
Penso per me appunto l'attenzione agli ultimi si esprime un po' più magari in quello che faccio come animatore per i ragazzi all'oratorio, nelle mie parrocchie, o anche quando capita magari di parlare un po' di fede con i giovani che magari sono un po' più lontani, a volte appunto fa piacere, quindi la vedo anche quella come un'attenzione agli ultimi. Assolutamente. Quindi anche nei confronti di quelli più piccoli di te? Sì, e poi appunto con i bambini, sì, l'attenzione come animatore, ecco. Questo. Ma è sempre facile? Ma no, alla fine a volte ti senti impacciato, a volte fanno arrabbiare, però comunque non è, cioè vi avviene un po' spontaneo, ecco. Non è una fatica. È anche un percorso nel quale ovviamente bisogna crescere, perché crescere nella fede significa poi crescere anche proprio nella capacità personale di darsi, di donarsi, nella carità. Fabrizio, tu come vivi questo aspetto? E soprattutto cosa hai pensato quando Benedetto XVI si è rivolto anche a te, perché si è rivolto a tutti i giovani, con queste parole? Sicuramente ho pensato a come io nella mia realtà posso dare una mano agli ultimi. È un invito importante, è un invito che Gesù stesso diede ai suoi discepoli e poi a tutti i credenti. Nel mio piccolo è stato importante sentirsi dire queste parole dal Papa, visto che qualche volta in arcivescovado alcuni casi di povertà difficili arrivano a suonare e noi si cerca, il campanello, si cerca di aiutarli anche tramite le strutture della Caritas diocesana. Non è sempre facile, perché ti mettono un pochettino anche in difficoltà, non si capisce mai qual è il modo più giusto di aiutare una persona, qual è il modo di donarsi veramente verso l'altro, è sempre qualcosa di difficile e di complicato. Però la parola accoglienza è un po' la parola chiave. È una parola bellissima per me, accoglienza, significa rinunciare a qualcosa di sé per accettare e accogliere qualcun altro. È un tema che io a me piace tantissimo e cerco nella mia vita di vivere in pieno. Ecco, sicuramente come giovani siamo stati, guarda, vediamo, la regia ci sta mandando proprio delle immagini, vediamo te, vediamo proprio il momento nel quale tu hai fatto la prima lettura. Raccontaci un po' com'è andata questa scelta, quando ti hanno comunicato che avresti potuto effettivamente fare questa lettura, anche le emozioni, prima non te l'avevo chiesto. È stata molto bella, mi ha telefonato Don Gianni, il cerimoniere della nostra diocesi, dicendo che l'arcivescovo mi aveva scelto per la seconda lettura, ed è stato subito un momento molto bello e emozionante. Sono andato a vedere di che lettura si trattasse, era il passo di San Giovanni su che cos'è Dio, cioè Dio è amore, l'essenza di Dio. Quindi quando sono salito sul palco mi sono detto di leggere più piano possibile per trasmettere alle persone che mi stavano davanti il significato profondo di quelle parole, e l'emozione che ho provato dentro non mi ha fatto impacciare, ma mi ha emozionato nel trasmettere quei sentimenti e quell'emozione che avevo dentro leggendo un passo così bello e importante. Assolutamente, sono quelle emozioni che sicuramente tutti abbiamo vissuto nel momento in cui il Santo Padre si è rivolto proprio a noi giovani con l'omelia che ha fatto ad Arezzo, ma anche con le parole che ha proferito a San Sepolcro. E allora riviviamo insieme quei momenti. Più di 1200 i giovani che hanno accolto e acclamato Benedetto XVI al Parco del Prato e in centinaia a San Sepolcro. Attendevano parole di conforto e di speranza dal Santo Padre, che li aveva lasciati a Madrid con il mandato: siate discepoli di Gesù Cristo, messaggeri di una fede gioiosa. Agli aretini Ratzinger ha chiesto di essere cristiani presenti, intraprendenti e coerenti. Certo. Anche la vostra provincia è fortemente provata dalla crisi economica. La complessità dei problemi rende difficile individuare le soluzioni più rapide ed efficaci per uscire dalla situazione presente, che colpisce specialmente le fasce più deboli
e preoccupa non poco i giovani. L'attenzione agli altri, fin da secoli remoti, ha mosso la Chiesa a farsi concretamente solidale con chi è nel bisogno, condividendo risorse, promuovendo stili di vita più essenziali, contrastando la cultura dell'effimero che ha illuso molti, determinando una profonda crisi spirituale. Questa Chiesa diocesana, arricchita dalla testimonianza luminosa del poverello di Assisi, continua ad essere attenta e solidale verso chi si trova nel bisogno, ma sappia anche educare al superamento di logiche puramente materialistiche che spesso segnano il nostro tempo e finiscono per annebbiare proprio il senso della solidarietà e della carità. Alla sfiducia verso gli impegni nel politico e nel sociale, i cristiani, specialmente i giovani, sono chiamati a contrapporre l'impegno e l'amore per la responsabilità, animati dalla carità evangelica, che chiede di non richiudersi in se stessi, ma di farsi carico degli altri. Ai giovani rivolgo l'invito a saper pensare in grande. Abbiate il coraggio di osare. Siate pronti a dare nuovo sapore all'intera società civile con il sale dell'onestà e dell'altruismo disinteressato. Chiara quindi l'esortazione di Benedetto XVI ai giovani. Lui ha detto chiaramente: dovete rimanere coerenti nel testimoniare la parola di Dio anche di fronte ad una società che rifiuta il messaggio cristiano. Ecco Samuele, tu ci riesci? Quali sono le difficoltà, i timori? Ma soprattutto come accogli questo messaggio? Santo Padre si è rivolto anche a te, tu come rispondi? Sì. Rispondo grazie, perché questo è appunto quello che ci serve di più. Imparare sempre di più a trasmettere la nostra fede e ad avere la gioia nel fare questo. E appunto già ce lo disse alla GMG, però ecco, sentirselo ripetere fa sempre bene e ci serve, perché se lo dice il Papa vuol dire che ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno, sì. Tu nella tua vita di tutti i giorni riesci a calare questo messaggio, in qualcosa che poi si concretizza, essere testimoni di fede anche sempre con gioia, con coerenza soprattutto. A volte magari a scuola, magari con i compagni, quando capita di, non so, che magari vengono fuori questioni di fede, comunque magari sanno che io credo. E quindi è un po', sì, cerco di tenere, comunque di avere sempre la gioia, anche magari possono prendere in giro cose del genere, ma non è questo che mi preoccupa, e resto sempre allegro, perché alla fine... Non ti ferma, questo non ti ferma. E questa è la cosa più importante. Fabrizio, invece per te ricordiamo anche l'altro appello che ha fatto ai giovani. Ha ricordato che bisogna essere fiduciosi, bisogna essere capaci di dare sale alla politica, con un invito ai cristiani, sull'esempio del neobeato Giuseppe Toniolo, anche a impegnarsi politicamente contro gli interessi di parte e per il bene comune. Quindi un messaggio chiaro anche ai politici. È un messaggio molto forte, perché si rivolge appunto alle istituzioni e ai cosiddetti piani decisionali, dove si spera che i giovani cristiani, i giovani cattolici in futuro possano essere presenti, perché la società di oggi è piuttosto complicata, lo abbiamo detto, i valori sono andati un po' persi, quindi è importante che anche su un piano delicato come quello politico, sia a livello nazionale sia a livello locale, personaggi cristiani che credano, che abbiano una forte fede, si impegnino appunto per il bene della comunità. Io personalmente
in questo momento della mia vita, faccio parte della FUCI, quindi... Ecco, ricordiamolo, anche la FUCI è molto attiva su questo fronte. Sì, noi ci impegniamo per cercare di trovare sempre maggiori universitari che si avvicinino a Gesù e che facciano poi esperienza culturale cristiana. È molto difficile in questo momento, c'è parecchia difficoltà anche ad avvicinarsi a certi temi, a certe tematiche, molto spesso la Chiesa è un pochino sotto attacco, però noi cerchiamo con tutte le nostre forze di trovare sempre nuovi giovani che poi, appunto, finito il percorso di studi, che è importantissimo, quindi con il bagaglio culturale giusto e con un'esperienza di fede forte, possano andare a ricoprire cariche importanti a livello politico per cercare di governare bene le nostre comunità. Questo è sicuramente fondamentale, un invito bellissimo che il Santo Padre ha fatto ed è una speranza importante per il futuro. Assolutamente, ecco, allora adesso siamo veramente in chiusura, allora andiamo a vedere un po' insieme a voi quali sono i principali appuntamenti anche delle realtà che voi vivete da vicino. Tu, Samuele, sei in parrocchia, impegnato nella pastorale giovanile, ricordiamo la vostra zona è la Val di Chiana. Ecco, quali sono degli appuntamenti imperdibili? Allora, i prossimi appuntamenti, a Camuncia ci sarà una giornata di festa e noi come gruppo Diamo Gusto alla Vita saremo in piazza per fare animazione ai ragazzi. Ricordiamolo, Diamo Gusto alla Vita è un gruppo interparrocchiale. Interparrocchiale della nostra zona, e quindi raccoglie animatori di un po' varie parrocchie della zona per poter insieme creare qualcosa di più bello, che magari divisi non sarebbe possibile. Quindi proposte per i giovani e giovanissimi. Sì. E appunto quel giorno faremo il saggio dei corsi di chitarra che sono tenuti durante l'anno. Animazione, balli, canti. Quindi una festa da non perdere. Altre attività? Poi ci sa, è in corso a Cortona un seminario di formazione per la catechesi utilizzando strumenti informatici, strumenti multimediali, nuovi. E questi andranno avanti per maggio e giugno, fino a giugno, insomma. E poi ovviamente le attività estive, servono i preparativi, immagino. Sì, infatti nelle varie, appunto, cominciano i preparativi per le varie attività estive e ancora comunque nelle parrocchie continua il servizio all'oratorio e i vari incontri settimanali, ecco. Benissimo, invece tu Fabrizio dici la FUCI cosa sta preparando? La FUCI è un anno che sta lavorando su due temi. La prima parte dell'anno abbiamo affrontato il tema della giustizia da vari punti di vista, diocesano, comunale. Ora stiamo affrontando il tema giovani e cultura. Il prossimo appuntamento è molto a breve perché venerdì prossimo, venerdì 18, alle ore 21:15 nella chiesa di San Michele, affronteremo questo tema giovani e cultura dal punto di vista universitario. Verrà il professor Francesco Solitario che ci farà una panoramica soprattutto della situazione dell'Università di Arezzo, con qualche accenno anche all'Università Italiana. E il successivo appuntamento che concluderà l'anno Fucino è il 6 giugno dal punto di vista artistico, ecco, giovani e cultura dal punto di vista artistico. Mi piace ricordare che sabato 19 maggio, il giorno dopo del nostro incontro, una piccola delegazione parteciperà all'assemblea regionale della FUCI a Pisa. Ecco, tu stai organizzando personalmente questi eventi? Sei impegnato anche tu, anche proprio concretamente? Sì, io non sono il presidente del gruppo, è una ragazza, però diciamo che tutti quanti collaboriamo all'organizzazione degli eventi, chi dal punto di vista pratico, magari c'è da chiamare il relatore, c'è da invitare ragazzi, siamo tutti coinvolti nell'organizzazione e siamo un gruppo in formazione ormai da 2 anni e speriamo a settembre 2012 di diventare definitivamente un gruppo riconosciuto e questo siamo molto vicini, abbiamo partecipato anche all'incontro nazionale a Urbino dove tutti si augurano che il gruppo di Arezzo presto diventi ufficiale.
Ecco, c'è un sito dove la gente, i nostri telespettatori, possono reperire tutte queste informazioni? Abbiamo un gruppo su Facebook, un gruppo aperto, Fuci Arezzo, e per qualsiasi informazione si può anche andare sul sito di Arezzo Giovani, perché abbiamo scelto di stare nella chiesa di San Michele, il nostro centro, la nostra postazione è proprio lì, nel centro di pastorale giovanile, in piena comunità con tutte le altre realtà giovanili della diocesi, quindi le informazioni si possono trovare o su internet, su Facebook o sul sito di Arezzo Giovani, oppure passando anche nella chiesa di San Michele, che è la nostra sede. Ecco Samuele, invece un sito di riferimento per i vostri gruppi? Noi come sito abbiamo www.diamogustoallavita.it, che è il sito del gruppo, e poi appunto è il sito di Arezzo Giovani in cui seguire le azioni della pastorale, sì. Benissimo, sì. Allora grazie ragazzi per essere stati qui, un saluto e ovviamente l'invito è rinnovato per la prossima puntata, quando volete noi siamo qui e vi aspettiamo. E allora con questo è davvero tutto, ricordiamo che per informazioni ma anche testimonianze, foto, storie potete scriverci a chiesaoggi@tsdtv.it. Arrivederci, alla prossima!